ragazzi, allora oggi video molto speciale. A parte che sono completamente struccata, perché diciamocelo, ci sono 37 gradi all'ombra, tipo, e fa troppo caldo per truccarsi, almeno per oggi. No. Comunque, oggi ho voluto fare, non oggi in realtà, ho filmato questo video quando sono stata ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, un paio di settimane fa. E voi dovete sapere che i miei amici Demelza e Vic, vado sempre da loro appunto quando torno nei Paesi Bassi, vado a trovarli, e loro sono diventati completamente vegani. Non lo erano quando io abitavo lì, ma adesso sono diventati prima vegetariani, poi completamente vegani. Quindi ogni volta che vado da loro vedo tutte queste cose che loro mangiano e si preparano eccetera, che sono completamente vegane, quindi ok, niente latte, uova, insomma qualsiasi prodotto di origine animale, e però sembrano buonissimi, quindi, e io spesso assaggio, quindi mi sono detta ok, questa volta sto su per una settimana e per una settimana mangio quello che mangiano loro, quindi completamente vegano. E quindi non è propriamente vero che sono diventata vegana per una settimana, perché mi spiegava la mia amica che questo significa anche non indossare prodotti in pelle e robe del genere, quindi io, insomma, la borsetta eccetera, quindi non posso dire di essere diventata completamente vegana, però posso dire di aver seguito una dieta vegana per una settimana, ok? Calcolate che appunto i miei amici sono olandesi, quindi io ho, non è la tipica cucina italiana, ok? E io ho assaggiato quello che preparano loro, quindi la mia amica un giorno ha fatto la lasagna, e che ovviamente non sarà come la lasagna italiana, ma lei è stata in Italia tipo due volte, quindi non può saperlo, però fa del suo meglio, insomma, quindi però io ho assaggiato, ho mangiato tutto quello che hanno mangiato loro per una settimana intera. Non ho toccato carne, pesce, uova, latte, qualsiasi derivato dei latticini, insomma nulla ho mangiato, e mi sembra ancora strano dirlo perché non pensavo di esserne capace, vi dico la verità, non pensavo di riuscire, ma ce l'ho fatta. E tutte le constatazioni eccetera le lascerò alla fine. Adesso vi farò semplicemente vedere gli spezzoni di quello che abbiamo mangiato in quella settimana. Ovviamente ho tralasciato qualche snack in giro per la città eccetera, perché non avevo magari la videocamera con me, però erano sempre solo snack vegani. Ho mangiato un sacco di biscotti Oreo, un sacco di Skittles e tutte schifezze che sono però comunque vegane, eh? E, però è stata una bella esperienza, ma appunto non vi racconto troppo perché poi ci vedremo dopo a questi spezzoni, perché voglio farvi vedere innanzitutto che cosa ho mangiato. Quando si dice vegano, uno si immagina subito cose super super healthy, super verdura eccetera. Noi invece abbiamo fatto una settimana non proprio healthy, ma comunque vegan, ok? Quindi non c'erano solo verdure, però assolutamente tutto vegano. Vi lascio il video in cui vedrete, insomma, colazione, pranzo, cena, quello che ho mangiato per una settimana intera, e ci rivediamo tra poco con le constatazioni e vedremo insieme come mi sono trovata. Allora, come primo piatto vegano, ragazzi, abbiamo fatto, in realtà la mia amica ha preparato, ed è una lasagna fatta in casa con, allora, abbiamo messo, vabbè, ovviamente gli strati di pasta, poi abbiamo messo la besciamella fatta in casa utilizzando latte di is it almond or soy? Almond. Quindi il latte di mandorla e la margarina a base vegetale. C'è anche un po' di latte di soia, e poi c'è la carne vegana, è la prima volta che l'assaggio, quindi sono curiosa, con la carne vegana e il pomodoro, e sopra ha messo, ovviamente non assomiglia a quella che facciamo noi in Italia, ragazzi, ovviamente pensate che io adesso sono nei Paesi Bassi, quindi lo so che non sembra una lasagna italiana, e sopra abbiamo messo un po' di formaggio, anche questo vegano, quindi tutto da ingredienti naturali, e che si scioglie, quindi sono molto curiosa di provarla. A vederla sembra molto buona. There we go. 35 minutes. La nostra lasagna vegana è pronta, l'abbiamo lasciata per 35 minuti. E ha un profumo buonissimo, vi dico la verità, proprio un buon profumino. Ok, questa sì, un po' spiaccicata quando l'abbiamo tirata fuori, però ha un profumino buonissimo. Ta-da! Yeah. Buon appetito! Allora, primo pasto
veramente interamente vegano, ragazzi. Prima giornata da vegano andata, devo dire che vabbè, sono arrivata, abbiamo soltanto cenato, però sono anche senza trucco eccetera, perché ho viaggiato senza trucco. Comunque devo dire che è andata molto bene, era molto molto buona, vi devo dire la verità. E adesso vado a nanna, quindi prima serata, diciamo, dai, perché non è una giornata completa da vegana, però prima serata direi proprio che la cena super buonissima. E ho bevuto Coca-Cola zero, perché anche la Coca-Cola è vegana. E non datelo per scontato, perché mi hanno detto che la Fanta non lo è, quindi ok, a domani. Secondo giorno, e questo sarà il primo completamente vegano, ragazzi. Allora, come colazione ho preso questo yogurt vegano, che sinceramente non so che cosa sia, credo sia a base di soia, ma già l'avevo assaggiato ed è molto buono, però appunto un brand che non so se si trova in Italia. È cremoso, davvero buono. Poi un po' di muesli e lamponi e more, credo siano more. Eccola, la colazione è pronta. Adesso assaggeremo. Ma appunto questo yogurt già l'ho assaggiato in passato e so che è buono. Yum. Il pranzo di oggi sono in realtà la lasagna di ieri, perché non siamo riusciti a finirla e quindi l'abbiamo scaldata. Quindi pranzo, lasagna vegana e Coca Zero. E ragazzi, come dessert ci sono le oleibol. Queste sono è un dolce olandese che di solito si mangia a Capodanno, però le abbiamo trovate anche in estate, quindi le abbiamo prese. E non hanno né uova né latte né burro, quindi sono completamente vegane e con un po' di zucchero a velo. E per cena, ragazzi, abbiamo fatto entrambe. È una zuppa alla zucca e lenticchie. Dopo la minestra abbiamo fatto un panino grigliato al formaggio e c'è sia la mozzarella vegana all'interno che il formaggio, quello a fette classico, ed è super 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 filoso e buonissimo, un profumino buonissimo. Giorno 3, questa è praticamente la stessa colazione di ieri, perché ho ancora la frutta e ancora lo yogurt, ed ho messo appunto lo yogurt ovviamente vegano, muesli e poi more e lamponi, mia colazione. Colazione di Demesa, abbiamo la stessa cosa però con riso soffiato. Questa è la nostra cena, visto che siamo stati in giro per pranzo, abbiamo mangiato un po' di cosine tipo snack, sempre vegani in centro, però non avevo la videocamera con me. E quindi questa è la cena ed è un panino con filetto di pesce ovviamente vegano e formaggio vegano, patatine fritte che ovviamente sono vegane, ketchup che anche questo è vegano, carote, e questo è una specie di coso con il formaggio che si è un po' rotto, però anche questo vegano, ragazzi. Questa è la mia colazione ed è sempre lo stesso yogurt vegano cremoso, molto buono, con una pesca a pezzettini. Ok ragazzi, questo invece è il nostro pranzo ed è una minestra con zucchine e broccoli, che io solitamente non mangerei, ma visto che è tipo una crema, ci sta. Vi dico che mi sta mancando molto il sushi, ma ce la sto facendo, ragazzi. E oggi stiamo facendo il barbecue e questo è quello che mangerò per adesso. Poi abbiamo altre cosine, anche un po' di mais abbiamo preso e altre cotolette con il formaggio. Quindi inizio con questi wurstel al tofu, ragazzi. Non so se siano buoni o no, sono questi. Eccoli qua, è la prima volta che li assaggio, nessuno qui li ha mai assaggiati, però pensavo potessero essere buoni, poi per il barbecue mi sembravano adatti. E poi abbiamo anche le patate che faremo, ma questo è l'inizio, questa è la nostra cenetta di oggi. Seconda portata c'è il filetto di pesce, che ovviamente non è pesce ma è un filetto di pesce vegano. Poi ci ho messo sopra il formaggio, che però purtroppo non si è sciolto perché appunto è formaggio vegano, però vi assicuro che è molto buono. E quindi andiamo. Questa è la colazione di oggi ed è latte di mandorla, non zuccherato e non tostato, e devo dirvi che mi piace perché è più leggero del solito latte di mandorla, quindi insomma mi piace come alternativa, ecco, al latte vegana. E poi un po' di biscotti Oreo, che sono completamente vegani, e per puro sbaglio mi dicono che è capitato, e quindi sì, sono vegani.
E quindi questa è la colazione di oggi e la cena di oggi. Il pranzo l'abbiamo saltato perché abbiamo mangiato altri snack vari, caramelle, Skittles, anche quelle vegane by the way. E appunto questa è la mia cena, ci sono carote lesse con prezzemolo, patate al forno e un filetto di pesce vegano che quindi non è pesce ma sembra, ecco, diciamo così. Però vi devo dire che mi piacciono, sono molto buoni, e anche se ovviamente non è esattamente come il sapore del merluzzo, però ci assomiglia tanto, quindi sono buoni. E sì, buon appetito. Sesto giorno e questa è la mia colazione di oggi. Abbiamo lo yogurt vegano e vi devo dire che è molto buono, mi piace davvero davvero tanto, e non so se riuscirei a, cioè, a capire che non si tratta di un prodotto a base di latte. E quindi yogurt vegano, poi ci taglierò una pesca a pezzettini e poi oggi al posto del muesli riso soffiato. Eccola qua la mia colazione, non sembra bellissima però vi assicuro che è molto buona. E anche oggi non abbiamo pranzato, poi ci siamo svegliate tardi, quindi solo colazione e poi direttamente cena. Questa è la cenetta che ho preparato io, ho preso i bucatini che non avevano mai assaggiato, loro stanno tutti mangiando i bucatini. Poi ho fatto un sugo con la salsa di pomodoro e le zucchine, le abbiamo frullate così è venuta fuori tipo tutta una crema. E questo sopra è un formaggio vegano, non pensate sia parmigiano, lo so, ma non è parmigiano, quindi è tutto anche questo completamente vegano. E come dessert abbiamo questo budino a base di soia con cioccolato, cioè un budino al cioccolato con cocco. Settimo giorno. E oggi riparto, quindi abbiamo la colazione, forse pranzerò. E questa è la colazione di oggi e si chiama, loro lo chiamano banana bread, e l'ho fatto da Melisa, è fatto al forno ed è una specie di lei dice metà tra un pane alla banana e una torta alla banana, quindi adesso assaggerò una fettina per la prima volta, quindi è ovviamente completamente vegano e questa è la colazione di oggi. Ok ragazzi, e qui mi chiederete come mai tu il settimo giorno hai fatto colazione e poi pranzo e cena non esistono, perché in quella giornata io stavo tornando verso casa, quindi ho fatto colazione dai miei amici e poi mi sono messa in viaggio verso casa, sono arrivata in aeroporto, era ora di pranzo e praticamente non c'era niente di vegano, quindi io posso capire chi è vegano e il the struggle, cioè la difficoltà, perché è davvero difficilissimo, a meno che non ti mangi insalata tutta la vita, è davvero difficile trovare piatti vegani, o comunque se c'è un piatto vegano c'è tipo una sola scelta. Quindi arrivate in aeroporto e quindi voi mi direte sì, ma non è stata una settimana intera, avete ragione, perché il pranzo e la cena l'ultimo giorno non li ho trovati, ma in aeroporto alla fine ho ordinato una pizza con formaggio vero e me la sono mangiata, e poi a cena non mi ricordo nemmeno, comunque sicuramente pranzo e cena ho imbrogliato tra virgolette, perché appunto è davvero difficile. Sono arrivata in aeroporto e non c'era nulla per vegani, soltanto tipo un'insalata che però non mi piace e basta, tipo credo, tipo cracker e basta, e quindi alla fine ho preso una pizza. Vi devo dire che non mi aspettavo, complessivamente pensavo che fosse più difficile, forse nei Paesi Bassi è un po' più facile, non lo so, lo chiedo magari a chi di voi se ne intende, io non me ne intendo, ho voluto fare questa challenge soltanto per un po' per divertimento, un po' per sfida personale, un po' per filmare questo video, però credo sia un pochino più facile forse nei Paesi Bassi trovare prodotti appunto vegani o comunque alternative al cibo rispetto all'Italia, ma magari non è così, non lo so, ditemelo voi. Inaspettatamente mi è piaciuto tutto quello che ho mangiato, inaspettatamente non mi è mancata la carne per niente, non mi sono mancati i latticini perché lo yogurt che mangiavo ogni mattina e insomma con i biscotti eccetera, non mi è mancato il latte, non la carne assolutamente, il latte assolutamente. Una cosa che però mi è mancata tanto, devo dire, è stato il pesce, ragazzi. Io amo il pesce, non ce l'ho, cioè per me è stato veramente veramente difficile. Già il secondo giorno ero lì che pensavo, cavolo, vorrei ordinarmi il sushi, invece no. E quindi per me appunto il pesce è stata proprio la cosa che mi è mancata di più, cioè è stata dura.
e quindi ho assolutamente intenzione domani di ordinare sushi, perché sono tipo in super astinenza, ancora non l'ho mangiato. Però a parte questo, mi è piaciuto tutto. I filetti di pesce, tipo filetti di pesce, che in realtà appunto non è pesce, ma il sapore è quasi uguale. I panini che la mia amica preparava con il formaggio fuso, che però non era formaggio, era tipo a base di soia, mi sembra, di tofu, non lo so, incredibile, perché io non avrei mai potuto capirlo da sola che non si trattava di formaggio vero. È davvero incredibile, cioè lei mi ha fatto questi panini di formaggio grigliato, spero di averli filmati nel video, e io non mi sono, cioè non pensavo fosse formaggio davvero, non, cioè non riuscivo, il mio cervello mangiava, ero convinta fosse formaggio e poi mi ricordavo, no ma non è formaggio, cioè strano, veramente stranissimo. E stessa identica cosa appunto con i filetti di, con sì, tipo i fish burger, anche lì, cioè per me quello era pesce, è incredibile. Stessa cosa la carne della lasagna, stranissimo, perché aveva proprio il sapore di carne, per me è, forse De Mesa mi spiegava che loro comunque nella preparazione aggiungono le stesse spezie che si aggiungono anche alla carne, quindi è per questo che il sapore è molto molto simile, però è davvero impressionante e quanto sia uguale il sapore, quindi sicuramente è meno difficile di quanto si pensi essere vegani, nel senso che io pensavo che fosse difficile perché mangi sempre le stesse cose e non sono buone, invece non è vero, sono buone, si trovano almeno appunto in Olanda, non so come sia qua in Italia, scrivetemelo perché mi interessa, fatemi sapere nei commenti, però è molto più semplice di quanto immaginassi, ci sono un sacco di cose buonissime come appunto le Skittles, i biscotti Oreo, ma anche un sacco di altre golosità che in realtà sono vegane per puro caso, mi spiegavano che sono accidentalmente vegane, cioè non sono state preparate per esserlo, ma lo sono, e quindi in realtà si può benissimo seguire una dieta vegana e non è una noia e non fanno schifo le cose vegane. Ecco, questo mi ha un po', come dire, non lo so, sì, sorpreso, perché pensavo che non avessero sapore, boh, non lo so, cioè da, tra virgolette, ignorante in materia, io non sapevo che cosa aspettarmi, invece no, devo dire che mi è piaciuto ed è sicuramente fattibile. L'unica cosa per me sarebbe davvero la mancanza di pesce, che non so se riuscirei a, non lo so, il sushi con il pesce, un bel branzino, non lo so, per me è difficile, però è fattibile, e dopo questa esperienza una cosa vi dico, vorrei iniziare a sostituire i latticini con prodotti vegan. Adesso non so se sono reperibili qui in Italia o no, però è un dato di fatto che i prodotti tipo lo yogurt vegano, il latte di mandorla sono molto meglio per la nostra salute rispetto allo yogurt comune e al latte comune, quindi voglio assolutamente cercare di sostituire quello che si può con prodotti di origine naturale piuttosto che con prodotti di origine animale. D'altra parte volevo anche mangiarmi qualche stroopwafel tipici olandesi ricoperti di cioccolato e non potevo perché non sono vegani. D'altra parte volevo prendere una torta, una mousse alla fragola, una bavarese, ma non ho potuto perché non è vegana, eccetera, quindi ci sono stati dei momenti in cui quasi sono, ho ceduto, ma poi alla fine la mia amica mi ha aiutato, però sì, ci sono stati dei momenti in cui appunto vedendo qualcosina magari mi è venuta un sacco voglia, poi ovviamente non ho ceduto, però sicuramente almeno all'inizio non è facile, poi non lo so, magari per qualcuno è facilissimo. Raccontatemi le vostre storie se siete vegetariani, vegani, scrivetemi per sapere com'è stato per voi il primo periodo, eccetera. Mi sono resa conto che è molto più semplice fare la spesa e cucinare a casa e poter controllare tutti gli ingredienti quando si cucina piuttosto che andare fuori a cena o a pranzo, eccetera, perché alla fine non si può mai sapere, cioè magari cucinano la carne sulla stessa piastra e poi vi fanno il burger vegano, per farvi capire, quindi è un po' difficile. E anche qui faccio i complimenti a chi è vegano o vegetariano, perché non deve essere facile uscire
e dover sempre chiedere: ma avete delle alternative vegane, avete delle alternative vegetariane? Molto spesso non ci sono, anche nei Paesi Bassi abbiamo notato, cioè mi hanno fatto notare, mi hanno spiegato che non ci sono tantissimi ristoranti eccetera, posti che comunque offrono tante alternative vegane. C'è sempre l'alternativa vegana che sono le patatine fritte, me lo dicevano ridendo, però appunto da una parte è facile perché se cucini a casa hai un sacco di alternative e un sacco di possibilità, d'altra parte è un po' più difficile se decidi di uscire o se vieni invitato da qualcuno, perché lì purtroppo devi appunto stare un pochino attento e vedere, chiedere eccetera, quindi magari è un po' una seccatura, ecco. Però secondo me è super 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 fattibile. Non credo che rimarrò su una dieta strettamente vegana, però appunto come dicevo prima voglio cercare di sostituire almeno la carne scura e i derivati del latte con prodotti invece di origine naturale. Quindi sicuramente mi verranno in mente altre cose che volevo dire, ma adesso non mi vengono in mente. Una cosa importante però c'è da sottolineare, che io appunto non mi intendo di cucina, non mi intendo di nulla, alimentazione eccetera. Questo è stato proprio un esperimento giocoso che ho fatto perché i miei amici sono vegani e quindi ho voluto provare anch'io, però non mi sento appunto in grado di dare consigli sul mondo vegan, sul mondo vegetariano, vegano eccetera, perché non sono proprio la persona adatta, anche perché è stata la mia prima esperienza, quindi però vi posso raccontare com'è stato per me e quindi sì, è stata un'esperienza interessante. Meglio di quanto pensassi, però comunque difficile, perché la voglia di sushi, ragazzi, la voglia di sushi è una cosa seria. Quindi questo è quanto, scrivetemi nei commenti se volete vedere qualche video in particolare, se avete richieste, domande eccetera eccetera, scrivetemi tutto. Io vi mando un bacio enorme mia family, vi voglio bene, vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani, perché questo video lo vedrete martedì, quindi noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!